Jonathan, no, partiamo dal gol. Tiro cross di Gobbi, tu ci metti il piatto, la palla entra, ma ti sei reso conto subito che era entrata la palla? Sì, da terra ho seguito la palla con gli occhi, quindi l'ho visto che l'ha ripreso con il braccio dentro e ho esultato, ma l'arbitro ha dato comunque subito il gol, quindi abbiamo visto subito che era gol. E come ho detto prima, l'importante è di aver portato a casa i tre punti. Senti, all'inizio dell'anno si diceva che Benì è l'unico che faceva gol alla Roma, per 10 settimane si è andati avanti, tu dici sempre che è un gol che non ha portato niente, questo invece è forse uno dei gol più pesanti dell'intera stagione del Parma, perché quando hai segnato tu forse il Verona stava crescendo, era un momento in cui vi stava mettendo un po' in difficoltà. Ma il Verona è una buona squadra, sta facendo un buon campionato, lo sta dimostrando. Noi sapevamo che era una partita difficile, quindi il mister ci ha chiesto concentrazione, di essere uniti, solo così e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. 43 punti con 12 giornate praticamente di anticipo, perché c'è ancora il recupero con la Roma. Ti aspettavi di essere a questo punto del campionato già così avanti a livello proprio di punteggio? Ma io fin dall'inizio del campionato ho visto che c'era una squadra forte, molto importante. Sicuramente essere adesso in alto, poter giocare qualcosa di importante è molto, molto, siamo molto felici e cerchiamo di arrivarci fino alla fine. Senti, poi finalmente abbiamo vinto anche in casa, perché nelle ultime partite magari al Tardini avevamo fatto un po' più fatica, un pubblico oggi che viene citato fin dal primo minuto, l'onda lunga di Reggio Emilia non si è spenta. No, sicuramente stiamo facendo dei risultati importanti, era importante vincere oggi in casa, soprattutto con Verona, che siamo tutti lì con i punti e i tifosi ci hanno dato una gran mano, speriamo che continuano così. Senti, Paletti è nato con l'Italia in nazionale, Parolo anche, Mirante, Cerri, non è che tu alla fine una chiamata di Deschamps arriva prima dei mondiali, non ci pensi proprio oppure inizi a crederci? Ah, io comunque ho già detto dall'inizio della stagione, solo facendo bene qua posso ambire a una chiamata del CT, però prima penso a far bene qua e dopo quello si vede anche fuori campo. Grazie.